Dal Teatro Fontana di Milano diamo il nostro bentornato su teatro.online a Marco Cacciola. Ciao Marco, Ciao, bentornato. grazie. Allora, io sono solo Amleto, 26-27 ottobre, Teatro Fontana, scusate. Senti, quali sono le riflessioni di fronte alle quali Amleto mette se stesso il pubblico? Allora, Amleto, mi piace pensare che Amleto, esistono tanti Amleto per tante nostre epoche, diciamo, c'è sempre un Amleto diverso per ogni epoca. Non è un caso che Amleto sia stato, si sia provato a metterlo in scena in tanti modi diversi, in tante epoche diverse. Non spero come esercizio di stile, come palestra, ma perché davvero è una necessità, dipende dalle epoche. C'era chi diceva che Amleto ha sempre un libro in mano, ecco, allora probabilmente il libro cambia a seconda delle epoche, a seconda anche dei paesi in cui ci si trova. E forse in questo momento Amleto in mano ha Amleto, cioè ha il testo di Shakespeare. Prova a rendersi conto che, oltre che ad essere irrappresentabile questo testo, perché contiene troppi temi, allora forse bisogna concentrarsi sulla lingua, sul linguaggio e provare, riscrivendo, almeno io così ho chiesto a drammaturghe e drammaturghi che stimo, riscrivendo, provare ad affondare dei temi, cercando insomma di farli emergere nel presente, cioè cercando di renderli lingua viva oggi con le persone con le quali insomma si instaura questo dialogo che io spero sempre sia un dialogo. Ovviamente il tema sempre rimane il dubbio per quanto riguarda Amleto, cioè non è mai la certezza, Amleto non ha delle certezze, ha molti dubbi, molte domande, però va dritto come un treno e al massimo si schianta, ecco, prova, sempre prova. E senti, quanto vanno di pari passo giustizia e vendetta in questo spettacolo? Vedi, questa è una cosa interessante, chissà che cosa ha pensato Shakespeare nel 1600. Rispetto a come poi ha riscritto Letizia in questo Letizia Russo in questo testo, la vendetta, questo è l'unico nome vero della giustizia, lei mi fa dire, no? Ma chiaro, nel 1600 c'era una domanda. Oggi, con tutto quello che riguarda da una parte il giustizialismo, dall'altra un po' troppo l'opinionismo in cui ognuno dice ciò che pensa ed è giusto così, perché se lo penso vuol dire che è giusto. E nel paese in assoluto più, come dire, più legislativo, non so come dire, noi abbiamo 15.000 leggi, se si pensi che in Francia ce ne sono 4.000, cioè perché è interessante di Con il come maggior questo numero di leggi. assolutamente, quindi la giustizia in realtà non riesce mai ad esplicitarsi, a splicarsi, perché c'è sempre un'altra giustizia che contrappone quella Sì, poi precedente. ci si mette la burocrazia, non usciamo più. E quindi, però noi stiamo affrontando non un tema, diciamo, di ordine pubblico, non facciamo il telegiornale, stiamo affrontando un tema alto che riguarda, insomma, la storia dell'uomo e quindi l'idea di questa vendetta, no? La richiesta. Il punto nevralgico del testo, poi se ci pensi, è questo, cioè la richiesta di un padre, o meglio, lo spettro di un padre di vendicarsi, cioè di vendicarlo. Cioè la richiesta a un figlio ammazza una persona, cioè lì è il centro. E non è un caso che in quattro atti quel grande uomo che Amleto non ce la fa, che continua, non ce la fa. Sarebbe idealmente molto semplice. Vai ad ammazzarlo, vado, lo ammazzo, fine. Però Invece sono invece. proprio i dubbi a tormentarlo, E la dubbi, crescita. scrupoli. Sì, secondo me anche questa crescita, che non è un caso che, vabbè, nel testo originale, poi questa è un'altra cosa, nel testo originale il quinto atto sembra scritto 10 anni dopo i primi quattro. È un altro linguaggio, c'è cioè un'altra maturità anche in questo personaggio così scomodo e ingombrante che è Amleto rispetto a tutti gli altri, no? E quindi noi nel nostro testo abbiamo provato in qualche modo a ritardare questo atto di vendetta. Non solo stigmatizzando la richiesta, perché papà, perché mi hai chiesto di vendicare? Forse sai cos'è? Che forse la soluzione è proprio quella, non vendicarti e neanche cercare di ucciderti come dovrebbe essere anche retoricamente, no? In passato, uccidere i propri padri, sia
insomma, i maestri, insomma, sia a livello culturale che a livello sociale, e invece forse no, forse lasciare che, stando nella loro terra, siano humus per noi, per la nostra crescita, per segnare il nostro percorso, il nostro sentiero. Senti, perché siamo noi a essere Amleto sopraffatti dal pensiero e dall'azione? Perché, oltre al fatto che questa è una bellissima frase di un bellissimo saggio su Shakespeare, che quando l'ho letto, non mi ricordo neanche più se era di Harold Bloom o di Ian Cott, non mi ricordo più, ma nel momento in cui l'ho letto ho pensato, vedi, ecco, è proprio la tragedia dell'inazione, no? Lui che dice continuamente essere pronti è tutto, no? Perdono anche il nome di azione. E poi in realtà lui è proprio l'inazione, è l'intellettuale, colui che pensa, valuta, soppesa e poi non fa. Temporeggia. Ed è invece oggigiorno, affondiamo le radici di questo dubbio invece in un mondo in cui la retorica del fare, il partito del fare da una parte, ma fai invece che parlare, tutta questa cosa come se fare fosse più importante che pensare, ma forse se prima di fare pensi è meglio, quindi forse un tempo ci vorrebbe. E noi però siamo una... viviamo in una società in questo momento, adesso dire le grandi verità è sempre orrendo, ma comunque il dubbio è che è una società in cui appunto ci perdiamo nelle riflessioni, o meglio nelle contrapposizioni, cioè più che affondare un pensiero noi compariamo, no? Siamo una società per cui se succede una cosa tu dici vabbè lui, l'altro, sì. No ma quell'altro, invece che dire approfondiamo, e quindi perdendoci in questa comparazione degli altri che sono più cattivi di me o di quelli che sono meno peggio di me, in realtà poi non affronto responsabilmente. Certo, sì, diventa una scusa alla fine. Sì. Senti, nel vostro spettacolo ogni personaggio è portatore di un tema, vogliamo fare qualche esempio? Allora, esistono cose dichiarate e cose un po' segrete. Vabbè, se non vuoi svelare troppo resta sul misterioso. No. Beh, il mistero un po' è un po' la benzina, no? Che serve anche agli attori per andare avanti, per raccontare cose non proprio esplicite. Però diciamo che alla fine i personaggi, tra virgolette, perché poi l'unico è sempre l'interprete di Amleto presente, è come se noi vedessimo all'interno di questa scatola bianca, è come se questa scatola bianca fosse la testa di questo interprete di Amleto, perché comunque Amleto non c'è, o meglio, ce ne sono tanti di Amleto, probabilmente anche in mezzo al pubblico. Per cui dentro questa testa io mi soffermo, infatti anche visivamente si vede un occhio, un naso, una bocca, cioè i particolari di una testa, perché comunque lì dentro ogni volta Polonio è più un occhio che guarda anche in maniera viscida, che spia o che controlla, sua figlia per esempio. Ofelia è afasica, Ofelia non parla, non dice, perché tanto tutto quello che dice nessuno ascolta, manco Amleto. E quindi forse è più in questo momento, per evitare di dire cose sbagliate, cercare di parlare di questa figura femminile non ascoltata, che ancora oggi ci prendiamo tanto di minuti, in realtà continuiamo, e quindi che semplicemente manifesta il suo bisogno di amore, ed è uno dei pochi momenti in cui, diciamo, il teatro fa capolino e Amleto, o meglio l'interprete di Amleto, si domanda cosa significa per lui l'amore, forse, mentre appunto all'inizio lo spettro del padre, il padre è un po' il fuoco che accende tutta la tragedia, ma appunto, diciamo prima, è la vista, è colui che ha visto tutto, come i morti probabilmente fanno, e che lancia la sfida a questo interprete. Dopodiché Claudio arriva, perché comunque tutti coloro che sono padri o figli o mancati padri, io ho voluto indagare, e Claudio è in assoluto una presa in giro del potere, diciamo, però di un potere non solo non è solo un buffone, è anche pericoloso, come spesso può essere il potere, ma alla fine insomma è sempre l'interprete di Amleto, che prova ad essere sempre in collegamento con il pubblico. Ecco, questa è una cosa che per me è importante,
io farò delle domande, faccio delle domande proprio dirette al pubblico, perché anche lì uso un gioco, Orazio dovrebbe essere il testimone, ma qui Orazio non c'è perché non siamo tutti Orazio, perché non è il pubblico stesso Orazio, in fondo è il testimone di questa tragedia. Questo dialogo in teatro, con tutte le forme che può davvero ogni teatro diverso che ogni artista decide di fare, il dialogo rimane comunque il centro del nostro lavoro, il fuoco sacro. Benissimo. Vuoi, in chiusura dell'intervista, invitare il pubblico a venire a vedere lo spettacolo? Direttamente in camera. Allora, vi aspetto, vi aspettiamo. Io, l'interprete di Amleto e tutti gli altri che ci girano intorno e in testa, soprattutto, al Teatro Fontana, martedì 26 e mercoledì 27 alle 20:30, e poi il giorno dopo, giovedì 28 e venerdì 29, con Farsi Silenzio, che è un altro lavoro che indaga, diciamo, la sacralità del teatro. Marco Cacciola, Io sono solo Amleto e Farsi Silenzio. Grazie Marco. Grazie a te, grazie mille.